In questo tweet affronteremo un problema che si pone abbastanza spesso in matematica: saper confrontare due frazioni per capire quale è più grande e quale è più piccola. E per farlo ci faremo aiutare da questi due cartoncini. Sigla! Provate un attimo a confrontare questi due cartoncini. Qual è più grande? Beh, in effetti la domanda è mal posta, perché sono in posizioni diverse, uno più distante e uno più vicino a voi. Di solito, quando cerchiamo di confrontare due oggetti, cerchiamo di porli in una condizione di facile confronto. Proviamo. Se li poniamo alla stessa altezza, ci rendiamo chiaramente conto che quello azzurro è più grande. Beh, diciamo che la situazione è simile nel caso delle frazioni, come adesso la prof ci spiegherà. Proviamo a paragonare queste due frazioni, 2/3 e 3/4. Quale delle due sarà maggiore? Difficile da dire se non riusciamo a calcolarlo. Per farlo dobbiamo riuscire a portarle sullo stesso piano, e in matematica significa renderle con lo stesso denominatore. Il denominatore comune tra 4 e 3 sarà il minimo comune multiplo fra questi due numeri, cioè 12. Quindi scriverò sotto la prima e sotto la seconda frazione 12. Cosa scriverò al numeratore? Beh, adesso il calcolo lo conoscete bene. Farò nel primo caso 12 diviso 3, che fa 4, per 2, 8. Nel secondo caso 12 diviso 4, che fa 3, per 3, 9. A questo punto le due frazioni sono facilmente confrontabili. 9 dodicesimi sarà sicuramente maggiore di 8 dodicesimi. Ma non c'è un metodo più rapido? Sì, in effetti c'è, e il trucco si basa sullo stesso principio di prima. Prendo un denominatore, prendo l'altro e li moltiplico per i numeratori. Da una parte otterrò 8, dall'altra 9. Il numero più grande sta dalla parte della frazione più grande. Bene, chiaro? Speriamo che anche questo tweet vi sia servito e ci vediamo alla prossima!